sfilata di nomi importanti che l'Evangelista elenca, a partire da quello dell'imperatore Tiberio, primo successore di Augusto, per continuare con quelli di governatori, re, sommi sacerdoti, ci si aspetterebbe l'annuncio di qualche cosa di importante avvenuto nei palazzi del potere, politico o religioso, magari anche economico o culturale che sia, in quei palazzi nei quali poi dirà un giorno Gesù che vi abitano quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso. Ciò che accade invece accade nel deserto, e ciò che accade non è neanche qualche cosa che potrebbe essere riportato facilmente nelle cronache politiche, economiche, mondane, non è neanche qualcosa che troverebbe spazio probabilmente nelle prime pagine dei giornali o in apertura dei notiziari televisivi, e nemmeno riceverebbe molti like, diciamo, sui cosiddetti social media. Accade infatti, dice l'Evangelista, che la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto, e che quest'uomo irsuto, severo, poverissimo del vitto, miele e cavallette, e anche del vestito, una semplice pelle di cammello, quest'uomo incomincia a proclamare un messaggio di salvezza. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Dobbiamo essere sinceri con noi stessi e chiederci quanto tempo e quanta attenzione dedichiamo a leggere e ad ascoltare le notizie del mondo politico, economico, culturale, sportivo, mondano. Quante energie dedichiamo a rilanciarle o a discuterle, magari senza esserci neanche documentati in modo adeguato. E anche quando discutiamo o consideriamo l'uno o l'altra opinione sul Papa, sulla Chiesa, i Vescovi, i preti, gli scandali che certamente ci sono e così via, ma quanto ne resta per la parola di Dio? Quanto lasciamo che scenda su di noi, che riempia i nostri cuori e i nostri pensieri, che dia sostanza alla nostra vita? Dovremmo chiederci con sincerità se rimane nella nostra vita qualche spazio per il deserto, qualche spazio cioè per stare in silenzio davanti a Dio e davanti a noi stessi, qualche spazio per lasciarci anche salutarmente intimorire dal grande vuoto che il deserto evoca, per chiederci con che cosa lo riempiamo questo vuoto, di che cosa ci circondiamo, perché la nostra vita non assomiglia a un deserto spaventoso e privo di senso. Giovanni Battista il deserto lo ha cercato, così ha fatto anche Gesù. Soprattutto l'uno e l'altro, in modi e tempi anche diversi, hanno cercato i luoghi, i tempi, le condizioni perché la parola di Dio potesse venire loro incontro, perché sapevano che solo questa parola poteva rispondere alla loro attesa. E solo questa parola poteva dar senso alla vita, indicare una direzione persino nel deserto, persino là dove ogni altro riferimento sembra venire meno. Giovanni, Gesù e tutti i grandi uomini e donne di Dio hanno fatto spazio alla parola di Dio, che a volte è dolce come il miele, altre volte amara come certe medicine, e che però non delude, perché apre una strada anche nel deserto in mezzo al mare, perché spiana i monti e colma le valli, perché illumina anche la notte più buia e conforta anche nel dolore più atroce. Il tempo dell'avvento che stiamo vivendo è molto breve e c'è il rischio che venga spazzato via da molti affanni e anche da molta superficialità. Ecco, riserviamoci qualche spazio di deserto, abbiamo il coraggio di seguire Giovanni Battista nel suo percorso che apre la strada al Signore che viene. Solo così potrà risuonare anche oggi il lieto annuncio per noi e per tutti, e ne potremo essere ascoltatori e forse anche messaggeri. Ogni uomo, anzi ogni carne, ogni creatura vedrà la salvezza di Dio.